quest'anno per la prima volta, come è stato detto, abbiamo, gli organizzatori della saga hanno pensato a questa conferenza stampa al Comune per promuovere ancora di più questo evento che tradizionalmente accompagna la chiusura dell'estate a Fisciano. Quest'anno abbiamo avuto una stagione ricca di eventi in collaborazione con tutte le associazioni del nostro territorio. E siamo stati al loro fianco e continueremo ad esserlo perché è importante sviluppare questo tipo di manifestazione che tendono a valorizzare la nostra tradizione, i nostri prodotti tipici, le nostre eccellenze. Quindi noi continueremo ad essere vicino a questo tipo di iniziativa, anche perché quest'anno rispetto ad altri anni abbiamo avuto un impegno maggiore, visto le recenti circolari del Ministero degli Interni che ci hanno costretto a mettere in campo per questioni di sicurezza ancora più forze. Quindi da quest'anno, appunto, dalla sagra, vista la grande affluenza che ogni anno porta, ci saranno delle telecamere che monitoreranno la sicurezza dei cittadini, ci sarà un servizio di sicurezza che sarà molto importante, in modo tale da garantire questa bella manifestazione nella massima sicurezza. Come ho detto, noi la comunità cresce se tutti quanti andiamo nella stessa direzione. In questo momento l'amministrazione, insieme a tutte le realtà più importanti associative del nostro territorio, stiamo cercando di andare in un'unica direzione, che è quella di far diventare quanto più possibile Fisciano centro della Valle dell'Irene e dell'intera provincia e attrattore di turisti, di persone che appunto vengono a scoprire le bellezze e le tradizioni del nostro territorio. Saremo dotati degli 8 spot che permetteranno di collegarsi gratuitamente ad internet. Inizieremo da Gaiano per poi spostarli su altre piazze del nostro comune e sarà appunto a disposizione dei cittadini la connettività che oggi appunto serve tanto. Quindi in molte parti del nostro territorio ci sarà possibilità di connettersi gratuitamente. Cos'è il GAL e da quando è attivo a Fisciano? Il GAL è giustamente, come ha detto lei prima, è un gruppo di azione locale che comprende 9 comuni: Fisciano, Calvanico, Mercato San Severino, Bracigliano, Siano, e poi c'è Badonissi e Pellezzano, e abbraccia poi Cava dei Tirreni e Vieti sul Mare. Il GAL è stato costituito ad agosto del 2016 ed è da quella data che io sono il presidente del CDA. In effetti il GAL è un'agenzia di sviluppo che abbiamo presentato il progetto sul PSR per la progettazione 2014-2020 e siamo stati finanziati per 8 milioni di euro. I bandi partiranno, 8 milioni di euro che dobbiamo mettere a disposizione delle aziende di questi territori. Chiaramente i bandi partiranno credo per fine anno e quindi cominceremo a impegnarci per mettere a disposizione questi finanziamenti. Abbiamo lavorato per un decennio per formare proprio questo GAL. Prima il nostro territorio, il territorio di Fisciano, non poteva aderire al GAL in quanto non faceva parte della zona C della regione Campania. Ci spieghi? Cioè, nel senso, la zona C sono zone montane. Il comune di Fisciano faceva parte non della zona montana e quindi non poteva aderire al GAL, proprio perché il GAL in effetti aiuta le imprese agricole e turistiche del territorio. Quali sono le iniziative che state attuando e quelle in itinere? Le iniziative stiamo andando sui territori per chiaramente far conoscere il GAL, perché molte persone, molti anche sui comuni non sanno ancora le potenzialità che il GAL può mettere in campo per aiutare chiaramente le aziende del territorio, quindi stiamo facendo promozione soprattutto in questo momento e per fine anno apriremo i bandi. In compagnia di Giuseppe Ruggiero, presidente del Circolo Culturale Gerardo Pecoraro, ente promotore della manifestazione, ecco, entriamo un poco più nello specifico, quali saranno le attrazioni principali e quale sarà in generale la manifestazione? Allora, diciamo che l'attrazione principale da 33 anni a questa parte è il buon mangiare. I nostri piatti tipici, sia
fatti sia i dolci alla nocciola ma che il cinghiale cucinato con vecchie tradizioni, diciamo, fanno da punto di forza della nostra sagra. A questo poi abbiamo unito anche una serie di iniziative artistiche, culturali e naturalistiche che si svolgeranno il giorno 3 settembre, domenica, e soprattutto Gaiano Experience, che sarà un modo di visitare sia il nostro paese che l'area naturalistica Frassineto in un modo molto semplice, partendo una passeggiata, partendo dalla mattina fino ad, al pranzo, e poi si continuerà verso l'azienda agricola Negri. Questa manifestazione sono molto orgoglioso di portarla avanti, anche perché ha unito varie associazioni del territorio, quindi un coordinamento e una collaborazione non solo paesana della nostra realtà, ma ci siamo un po' aperti anche alla realtà del comune stesso.